Se credi che questa sia la più bella da quando giochi a casa tua. Intanto buongiorno a tutti e sicuramente è forse una delle più belle, anche se era piaciuto molto anche quello di San Benedetto. Però dai, questo forse era anche un pochino più difficile. È andata bene. Peccato poi non averla portata a casa. Sì, forse è meglio una rete più brutta, no? Ma legata chiaramente a 3 punti. In quel momento è riuscito dalla panchina, insomma, quanto ti è dispiaciuto essere stato, ecco, ripreso proprio sul più bello al 90esimo? No, dispiace perché per la prestazione che avevamo fatto, per la voglia con cui avevamo ribaltato una partita difficile, credo che meritavamo la vittoria. Per quello che avevamo creato, per quello che avevamo concesso. Quindi purtroppo è arrivato questo gol 90esimo. Mi spiace perché comunque erano importanti anche i 3 punti, però c'è stata una reazione per queste ultime 4 partite. Dobbiamo ripartire dalla partita di domenica. Senti, mi soffermo ancora un attimo su Cecena, poi cambiamo chiaramente argomento, perché ci stanno, come dici tu, altre 4 partite più importanti e forse anche più difficili. Però intanto, così una battuta, Marchi Cogneni in rete, no, tutti e due con delle prodezze, proprio ecco, nel momento più difficile le punte, no, spesso ecco, nell'occhio del ciclone a fermo, però insomma una risposta anche da parte vostra importante. Diciamo che affermo le critiche per gli attaccanti, giustamente non sono mai mancate perché a livello realizzativo questi anni si è sempre fatto fatica, però poi credo che dipenda anche magari da tanti fattori. Domenica siamo riusciti magari a creare tante situazioni per poter far gol, poi anche Ettore è stato eccezionale perché uno dei gol più belli di questi anni in C. Faccio anche un'altra battuta, una provocazione, no? A noi, insomma, la piazza di Fermo, ma anche a me personalmente c'era un nome che era molto piaciuto, no? Quando c'è stato, insomma, abbiamo incontrato l'avversario, che era quel Bernardotto del Teramo, no? Sia all'andata sia al ritorno, secondo la critica, ha fatto delle grandi prestazioni. Poi sono andato a vedere i numeri per curiosità. 5 gol Bernardotto e 5 gol Cognini. Ma sono sincero, anche a me era piaciuto molto Bernardotto sia all'andata che al ritorno perché è un giocatore che ha grande forza, attacca gli spazi e tiene in difficoltà magari la linea difensiva giocando anche da solo, quindi poi credo che abbiamo caratteristiche diverse. E poi dopo, ecco, sempre l'idea che fare gol in C non è facile, perché poi anche i numeri, tolti magari chi è abituato a farne tanti, però poi ogni annata poi è particolare, quindi credo che qualche gol in più lo potevo avere anch'io, però adesso pensiamo a queste 4 partite e soprattutto a portare a casa i punti. Poi quest'anno è l'anno che magari ho fatto più gol e venivo anche dall'infortunio, però è l'anno che abbiamo meno punti, quindi ho sempre barattato volentieri gol ai punti. Luca, io ti chiedo, cosa vi ha dato in così poco tempo Mr. Baldassarri, e
E cosa succede nella testa di un giocatore quando in una stagione subentrano tre allenatori diversi? Si resetta ogni volta oppure si prende ciò che di buono ha lasciato uno e si aggiungono i nuovi principi del nuovo tecnico? Ah, io il mister l'avevo conosciuto ai tempi di Ancona, anche se poi da secondo e praticamente per un mese, perché poi dopo era arrivato l'infortunio e quella stagione non ho praticamente giocato mai, però c'era stato subito un buon feeling sia con lui che con mister Brini. Aveva dato molta fiducia dall'estate, quindi avevo un buonissimo rapporto. Per quanto riguarda i tre esoneri, dispiace perché comunque vuol dire che ci sono stati degli errori da parte nostra, da parte. Poi quando le cose vanno male, diciamo che le colpe si dividono sempre tra un po' tutti. Però quello che conta è che dopo un esonero bisogna avere una scossa, credo ci sia stata, e l'importante è chiudere queste quattro partite, sperando siano solo quattro, nel migliore dei modi. Poi dopo fine anno si faranno le valutazioni, chi di dovere, però noi dobbiamo pensare solo a giocare queste quattro finali e vedere quello che succede. Per certi versi la fermana che abbiamo visto domenica ci ha ricordato un po', se vogliamo, quella di Cornacchini, 4-4-2, con Panetteri a fare il Neglia, se vogliamo, con Kyere Mateng al tuo fianco come Boateng. Tu che ne pensi? Ci sono un po' di similitudini tra quella fermana e quella di Baldassarri? Sicuramente come tipologia, come modulo, anche come interpretazione della partita, sì, perché abbiamo fatto una partita magari attendendo un pochino di più l'avversario, compattandoci, cercando di scoprirci il meno possibile, ma non vuol dire che poi abbiamo rinunciato a giocare, anzi. Probabilmente è stata, non so se la miglior partita, magari anche vedendo l'avversario della stagione, però sicuramente una delle partite dove abbiamo creato di più, anche giocando. Quindi magari adesso, però l'importante è dare continuità, perché domenica abbiamo una partita ancora più importante e ancora più difficile. Senti, verso Imola, Luca, insomma, qual è il clima? Insomma, un altro scontro diretto, decisivo, mancano sempre meno partite, loro stanno sotto in classifica, una squadra giovane, voi avete un rendimento che in trasferta non è ottimale, ma loro in casa hanno il secondo peggior ruolino interno del campionato. Quindi ecco, questi sono i numeri. Credete nel blitz? Ma ripeto, la prestazione domenica comunque credo che abbia ridato un pochino di fiducia a tutto l'ambiente, perché comunque venivamo da due partite, soprattutto quella di Pistoia, dove avevamo fatto male e si percepiva un po' di, diciamo, disfattismo, ecco. Quindi la prestazione di Cesena ci deve dare consapevolezza che possiamo far bene, però sappiamo che per noi è una finale come la è per loro, perché probabilmente è uno degli ultimi treni anche per loro, però dobbiamo per forza fare una prestazione importante e portare a casa qualcosa. Sappiamo che non è una partita facile, perché comunque sono una squadra che, nonostante la classifica, cerca di giocare, ha idee. Abbiamo visto anche l'andata dove avevamo vinto sì 3-0, però anche finché non l'abbiamo sbloccata, diciamo, avevamo sofferto qualcosina, avevamo concesso qualcosa, perché poi ecco, sono una squadra che non spregiudicata, però frizzante, giovane, che ha buon ritmo, quindi sappiamo che non è una partita facile, però per noi è fondamentale, quindi dobbiamo ripetere la prestazione di domenica e concedere il meno possibile.
Senti, sei il primo calciatore, insomma, il secondo, anzi, dopo Rossoni, che magari ha parlato domenica dopo la partita, però su tema sei il primo, è una domanda che è d'obbligo. Insomma, che cosa è capitato, no? Insomma, con Riolfo, dato che all'inizio sembrava, ecco, era sembrato discreto, no? Sembrato discreto, perché almeno i numeri dicevano che era stato un buon inizio verso ottobre, novembre. Poi qualcosa forse si è inceppato, si è rotto, che clima c'era all'interno, insomma, soprattutto negli ultimi mesi. Ma parlare del passato non è mai bello, soprattutto poi quando le cose non vanno. Sicuramente c'era stata una buona partenza, abbiamo fatto i risultati, poi sono state quelle 13 partite senza vittoria dove probabilmente avevamo perso un pochino di certezze. Poi ci sono state le due vittorie, ma diciamo che poi purtroppo le due prestazioni seguenti non sono state positive. Diciamo che era subentrata magari a questa sfiducia, questa difficoltà nell'essere pericolosi, nel creare. Soprattutto, ecco, seguiamo parecchio. Adesso la società ha deciso di cambiare. Poi ripeto, le valutazioni andranno fatte alla fine. Adesso pensiamo a queste quattro partite con Mister Baldassarri, cercando di fare il massimo dei punti e poi tiriamo le somme. Senti, avevi ricordato bene tu prima, no? Che insomma, con il mister vi eravate conosciuti, no? In un momento particolare, no? Anche per te, che eri partito a bomba quell'anno ancora, no? Tre gol in Coppa Italia, subito un gravissimo infortunio. Io non so se credi un po' a queste cose, però se dentro di te, non lo so, ci pensi. Ora insieme a Fermo, dopo qualche anno, pensi anche a quel ciclo si possa chiudere, no? Chiaramente con un bel risultato quest'anno. Me lo auguro, me lo auguro, perché quell'anno, poi sono sincero, io volevo andare via ad Ancona, anche se avevo un altro anno di contratto, però sarei voluto andare a fare un'esperienza fuori e arrivò Mister Bini che mi diede fiducia, mi diede la fascia da capitano, quindi poi stavo bene fisicamente, è venuto questo infortunio. Poi purtroppo quell'annata è finita con il fallimento e la retrocessione, quindi speriamo che poi, diciamo, quell'anno peggio di così non poteva andare. Adesso sono tornato da un infortunio, lo ritrovo a 5 partite alla fine, quindi speriamo poi cerchio si chiuda al contrario. Per me le ultime due, insomma, c'è molta fibrillazione, no? Anche la prestazione col Cesena ha ridato vigore alla piazza, no? I tifosi sono stati sempre vicini a voi, a voi calciatori, e tanti tifosi, quindi mi immagino anche tanti tuoi amici hanno promesso di, a parte di starvi vicini fino alla fine, ma di venire anche a Imola, di fare questa trasferta, sono pronti tutti a accendere i motori e partire. Insomma, è uno stimolo in più, insomma, sapete che non sarete soli. No, assolutamente. Anche da parte della piazza credo che prima di domenica ci fosse un pochino di rassegnazione quasi, diciamo, perché comunque le due partite perse, due scontri diretti erano stati pesanti, però credo che quest'anno la tifoseria di Fermo abbia dimostrato grande maturità perché comunque anche nei momenti difficili dove magari era facile contestare, criticare, abbiamo sempre avuto l'appoggio loro. Non ci sono stati mai, magari hanno sempre percepito che a prescindere dai risultati, da qualche prestazione non positiva da parte della squadra, c'è sempre stato grande impegno e cercare di dare il massimo. Quindi
Quindi speriamo, anzi, dobbiamo a tutti i costi ricambiare la fiducia che ci hanno dato e il sostegno che ci stanno dando. Sì, si percepisce questa settimana, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare il risultato, quindi è una partita che non possiamo assolutamente sbagliare. Guarda, l'ultimissima è sul ritorno di Andreatini. Se ve l'aspettavate, è stata un po' una sorpresa un po' per tutti. E cosa vi può dare, insomma, il direttore in questo momento? Ma no, sinceramente non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo nessuno, anzi io l'ho letto praticamente il pomeriggio, l'ho visto la mattina, ma pensavo che fosse più un saluto che un ritorno. Sono sincero, io con il direttore c'ho un ottimo rapporto, sono 5 anni insieme, quindi credo che anche lui quella spinta in più, quella motivazione in più riesce a darla, perché oltre che da direttore, anche come persona positiva, una persona che riesce anche a tirarti fuori qualcosa in più, riesce a preparare anche la partita con la parola giusta e con le motivazioni giuste. In questo momento dobbiamo appigliarci a tutto e anche lui ci darà una mano. Perfetto, per me ok, Leo. Sono a posto anch'io perché Off. la curiosità su Andreatini era anche la mia, quindi mi ha soddisfatto A in pieno. posto. A posto, vi A posto. ringrazio. La possiamo chiudere qui. Perfetto. Grazie a Grazie a voi. voi. Grazie. Ciao Luca, grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie.